Seconda parte del nostro appuntamento con Angoli, che questa sera ci ha portato a Mercatopoli, una realtà molto particolare, composta da tre dimensioni: Mercatopoli oggettistica, Mercatopoli abbigliamento uomo e donna e Baby Bazaar. Quindi davvero per tutti i gusti, qui si può portare della merce in conto vendita, ovviamente si può acquistare facendo ottimi affari, e quindi andiamo a vedere nel dettaglio. Andrea, nel 2004 parte questa bellissima avventura. Dove siamo e di che cosa si tratta? Sì, nel 2004 abbiamo aperto Mercatopoli Villa Guardia, un po' non sapendo dove volevamo andare. Alla fine, ingrandendoci, espandendoci, aprendo nuovi reparti, siamo arrivati con grande soddisfazione ad avere Mercatopoli e Baby Bazaar Villa Guardia, che è un bel negozio dove funziona bene, e adesso abbiamo tutto questo in esposizione. L'idea del mercatino si è evoluta strada facendo, in che senso? Sì, siamo partiti dal 2004, dove erano tutti clienti, facevano fatica magari a entrare, amici molto scettici. Adesso è tutto un altro discorso e siamo molto fieri del nostro negozio e della nostra attività. Perché avete pensato di partire proprio dall'usato per riproporlo in una maniera del tutto originale? E diciamo che nel 2004 non è stato un periodo facile, dove mio padre, Silvio e mio zio Sergio dovevano arrivare a un dunque, hanno avuto questa idea di aprire un negozio dell'usato e legarsi al franchising Mercatopoli. È stata un'idea vincente e ci ha portato a molte soddisfazioni negli anni. Talmente vincente che qui lavorate davvero in molti, è così? Sì, siamo in 15. Tra tutti siamo in 15 a lavorare tutti i giorni. E c'è addirittura così tanto passaggio che avete bisogno di un parcheggiatore dedicato tutto il giorno. E il parcheggio è ampio e sempre pieno. Perché? Esatto, noi abbiamo dovuto chiamare un parcheggiatore tutti i giorni, nonostante il nostro parcheggio sia bello capiente, bello ampio, ma c'è sempre molta affluenza, soprattutto al mattino, e si creano code. Per agevolare un po' l'ingresso e l'uscita dal parcheggio abbiamo dovuto ricorrere al parcheggiatore. Nell'immaginario collettivo la struttura di un mercatino è sempre un po' caotica, in questa realtà invece è tutto molto ordinato e organizzato, avete anche delle aree dedicate, ce le racconti? Sì, noi abbiamo abbandonato l'idea caotica, sporca e poco luminosa. Noi siamo un negozio molto luminoso, ordinato e pulito, dove facciamo molte aree a tema, stagionali o per esempio a tema Thun. E dipende un po' dagli articoli che ci arrivano durante i periodi e durante le giornate. Come vi organizzate quindi nell'esposizione di isole dedicate? Abbiamo un'addetta vetrinista, dei miei colleghi che si occupano tutto il giorno a sistemare l'esposizione, perché con i clienti non è sempre facile tenere in ordine la merce, però ci impegniamo. Il concetto del riuso, come lo avete inserito in questa attività? E in pratica tutti gli oggetti che uno non usa più a casa, per cui andrebbero eliminati oppure rimarrebbero in cantino o in garage, al posto di far quella fine lì, li può portare da noi e gli dà una nuova vita, sicuramente che troveremo qualcuno che li apprezza e li usa. In un certo senso è anche una finalità ecologica. Sicuramente sì, perché è tutto risparmio. Siamo nel periodo natalizio, c'è ancora più affluenza del solito? Sì, sotto il periodo natalizio abbiamo molta affluenza, soprattutto nei weekend, e c'è molta gente che viene qua magari a cercare il regalo particolare, il regalo che non si trova in giro. Tu sei responsabile del reparto oggettistica, come funziona?
Allora, un cliente che vuole vendere le cose da noi deve solo fare una selezione a casa, così sa già le cose stagionali devono essere pulite, ce le porta qua, prende il numerino all'ingresso, così ognuno si rispetta la fila e non si hanno discussioni, verrà accolto dai miei colleghi nel reparto ritiro merci. Lì verrà selezionata da noi la merce, la valuteremo, una volta fatta faremo firmare la lista di vendita e il cliente venditore può andare tranquillamente a casa e controllare tutto da casa sul sito mymercatopoli.it. A proposito di online, questa è una modalità innovativa e praticissima per seguire la storia degli oggetti che vengono consegnati qui a Mercatopoli. Sì, noi abbiamo abbandonato le copie cartacee, ci siamo buttati sull'online. Abbiamo aperto l'area My Mercatopoli, dove è semplice registrarsi da casa, basta mettere nome, cognome e email, e quasi in tempo reale si vede comodamente da casa le vendite, quello che è in carico, tutti i ricavi per ogni singolo venditore. A questo punto, per chiudere, quali sono le caratteristiche indispensabili che gli oggetti devono avere per poter essere accolti ed esposti in questo reparto? La merce deve essere sempre pulita, in ordine, funzionante e di stagione, perché ovviamente non abbiamo lo spazio per accogliere tutta la merce che ci portano i clienti. E siamo ora all'interno del reparto Baby Bazaar. Qui le mamme possono consegnare prendendo un appuntamento online e quindi con un appuntamento pomeridiano, altrimenti si possono recare fisicamente durante il mattino dalle 9:30 in poi prendendo un appuntamento per consegnare abbigliamento, giochi e attrezzature, appuntamenti che sempre vengono rispettati e ricordiamo che ogni mamma può consegnare un solo carico al mese, ma andiamo a vedere concretamente che cosa accade. Chi viene in questo reparto per consegnare della merce? Le mamme innanzitutto. I bimbi che scelgono i giochi e le mamme per acquistare i giochi e l'abbigliamento per i propri figli. Poi successivamente per portare gli oggetti in vendita, gli oggetti che magari regali doppi o comunque i bambini crescono velocemente e le cose scoppiano nell'armadio e quindi portano le cose in vendita. Ad esempio mi hanno appena portato questo Moncler, succede che lo portano in conto vendita e chi l'ha portato realizza il 50% della vendita quando l'oggetto viene venduto. E allora vogliamo vedere nel dettaglio come avviene la consegna e tutti i passaggi successivi fino alla vendita. Perfetto, dunque il cliente mi ha portato questo Moncler e io l'ho quotato a un prezzo di 99 euro, quindi l'articolo è stato quotato più di 30 euro e sta in giacenza, quindi la possibilità di vendita è di 30 giorni. Fosse stato invece inferiore a 30 euro stava in giacenza solo 2 mesi, quindi 60 giorni. Dopodiché se l'ha venduto dopo 15 giorni il cliente viene e realizza il 50% della vendita. Se invece l'articolo non è stato venduto l'articolo andrà in beneficenza a meno che il cliente non passi a ritirarlo prima della scadenza. Però il cliente può seguire tutto questo andamento online perché è tutto molto più fluido e non abbiamo il cartaceo che effettivamente inceppa un po' tutto. Quindi seguire online tutto il percorso di questi oggetti permette grande praticità e soprattutto di vederli acquistare una nuova vita. Certo, dunque, per il cliente che ha lasciato realizza il suo denaro contante, invece chi ha acquistato ha avuto la sua bella convenienza.
altro reparto molto interessante. Chi viene a consegnare abbigliamento qui e chi ovviamente poi viene a visitare per acquisti? Sì, buongiorno, benvenuti nel reparto abbigliamento di Mercatopoli. Allora, chi frequenta Mercatopoli proprio sono svariati personaggi che vanno dal ragazzo che magari vuole realizzare qualche soldino in più, oppure la signora che magari ha tanti capi nel suo armadio e quindi vuole liberarsene e poi sempre realizzare qualche soldino, uomini che non so, cravatte, pantaloni che non utilizzano più. Sono proprio svariati i personaggi, dalla persona altolocata al ragazzo, quindi semplicemente persone normali. Sì. Come seguite il vostro cliente dalla scelta fino alla decisione definitiva? Sì, allora cerchiamo di capire un pochino quello che ha intenzione di acquistare il cliente, magari per un'occasione particolare come potrebbe essere adesso per il Natale, per l'ultimo dell'anno, e quindi accompagniamo il cliente a visionare alcuni articoli un po' di nicchia, no? Principalmente partiamo da lì. E poi cerchiamo un attimino di capire magari l'esigenza, abbinandogli magari un accessorio che potrebbe essere una scarpa, una borsa, una collana, un bracciale. Abbiamo proprio di tutto, dal pantalone al vestito, alle giacche, al piumino, al cappotto, cashmere, lana, cotone, dipende sempre dalla stagione. Comunque sì, cerchiamo di accontentare il cliente sempre. E questa è la realtà di Mercatopoli, dove potete trovare davvero di tutto e vendere anche ciò che non utilizzate più. Grazie per essere stati con me, la linea all'informazione.